e migliaia in tutto il Veneto i nuovi casi in una settimana. C'è una flessione, ma i dati dell'azienda ospedaliera di Padova raccontano di un contagio senza freni. 48.099 ad oggi positivi, comunque meno 1.478 rispetto a 7 giorni fa. Questo racconta che da un lato la pressione ospedaliera è leggermente allentata, ma che, spiega il direttore generale dal BEN, la luce non si vede ancora in fondo al tunnel. Le positività che si manifestano ogni giorno in numero appunto di migliaia comunque generano dei ricoveri a livello ospedaliero. Quanto pesa nella gestione giornaliera dei reparti ospedalieri il numero di sanitari contagiati? Pesa, perché appunto abbiamo attualmente 415 sanitari contagiati, che si aggiunge alle 150 persone sospese, quindi siamo attorno alle 550 unità che appunto non sono presenti nell'ospedale, al lavoro, quindi pesa naturalmente sul lavoro dei colleghi. L'azienda ha poi posto l'accento sul raffronto con i numeri di un anno fa, quando in tutto il Veneto erano solo, si può dire oggi, 418 i nuovi contagi, oggi stesso giorno 19.820. Un anno fa avevamo, rispetto adesso, molte poche positività, però avevamo nel contempo ricoveri, tanti ricoveri e ricoveri complessi. Adesso abbiamo invece tante positività, sia come dato complessivo sia come nuovi casi, perché siamo passati da decine di nuovi casi di un anno fa a migliaia di casi di adesso, però abbiamo meno ricoveri e meno casi complessi rispetto a quelli di un anno fa. Sono quindi tante le prove a cui il Covid sta sottoponendo il sistema sanitario, prove che sono state formative ed importantissime, ha detto il direttore della terapia intensiva Ivo Tiberio. 922 dall'inizio della pandemia sono stati i pazienti ricoverati in questo delicatissimo reparto, dove le parole d'ordine sono state umanità ed umanizzazione nel rapporto con i pazienti. Umanità anche con i negazionisti. Certo, anche con loro, perché noi non abbiamo un approccio colpevolizzante e non è il nostro compito quello di fare la morale a chi la pensa diversamente da noi o chi ha delle teorie non condivisibili. Il nostro compito è quello di curare tutti. Io mi chiedo perché una persona, per perseguire un proprio principio, diciamo, che io non condivido e che non ha nessun fondamento dal punto di vista scientifico, si lasci morire in questa maniera. Lo considero un qualcosa di, vorrei dire, inaccettabile, ingiustificabile, incomprensibile. La strategia anche con i negazionisti è stata vincente. Nessuno ha rifiutato le cure, nessuno ha rifiutato il trasferimento in terapia intensiva. Tutti hanno preso coscienza della gravità della situazione tornando sui propri passi. Questo per concludere che la vaccinazione è fondamentale e che, specifica Tiberio, sono rarissimi i pazienti con la terza dose che arrivano in reparto e solo portatori di patologie gravi. In tal senso, nel weekend, porte aperte senza prenotazione nei punti vaccinali.